La cappella dedicata alla Maria Vergine e infatti si nota il dipinto che è degli inizi del Novecento e si nota proprio il vestito rosso con il manto blu che è tipico ed è ricorrente. Allora, si nota di qua l'Annunciazione, mentre sopra nelle volte a crociera, nelle due vele, destra e sinistra, c'è di qua l'Arca dell'Alleanza e di qua la Casa d'Oro. Proprio simboli di alleanza con Dio e comunque di Maria. Invece qui, in questo piccolo tabernacolo, sulla porta è raffigurato il Pio Pellicano. Allora, un prete del 1250 circa, mentre celebrava una messa, alzando l'ostia vede che sanguina. Allora, tutto preso da questo fatto comunque raro, corre da Papa Urbano IV e gli racconta il fatto. E Papa Urbano, preso anche lui da questo fatto raro, decide di instaurare la festività del Corpus Domini e decide di affidare la liturgia a Tommaso d'Aquino, il quale nella sua liturgia prende come esempio il Pio Pellicano. Infatti fa questo collegamento con Dio che sulla croce quindi, muore e dà il suo sangue per salvare comunque noi il mondo. E lui, invece il Pio Pellicano, si sventra perché non avendo più da mangiare per i suoi piccoli decide di morire per loro dando da bere il loro sangue, cioè a loro il suo sangue.